dovendo dare meriti assoluti ed enormi a Conte per quella creazione di Juventus, però non dimentichiamoci che in Europa Conte, con tutto il massimo rispetto e l'ossequio che merita, Conte stentò parecchio. Non dimentichiamoci l'eliminazione col Galatasaray, non dimentichiamoci Non fece anche sempre delle la, cose, cioè, ecco, ecco. cioè, voglio dire, sono state la bruttissima fine che facemmo con il Bayern, perché anche noi l'anno scorso con Allegri siamo stati eliminati, ma per sfortuna, per furti, per arbitrali. E Conte in Europa, io ricordo il Conte con la neve a Istanbul. E si ridusse a quel punto, perché poi tutto il girone era stato negativo e arrivavamo con l'acqua alla gola. Quindi in Europa Conte non è che abbia fatto mai chissà che cosa. Luigi ha detto bene, Conte in Europa non è che abbia fatto vedere lucciole per lanterne, eh? Si è sempre Cioè, perdere comportato. col Bayern ci sta, Ci solo che sta, la però. Juventus con il Bayern lo scorso anno ha giocato a testa alta. Mancava il quadrato, Appunto, la mancava qua, Juventus col Barcellona ha mancava là. perso la finale a testa alta. La Juventus di Conte in Champions League, Avevamo Tevez con anche. tutto che io ho una stima immensa rispetto a Conte, però quella era una Juve incolore. Esatto, è così. Quella Juve che fu eliminata dal Galatasaray non fu l'unica partita, non è che la partita decisiva, cioè fu la partita decisiva quella col Galatasaray, però si arrivò, ripeto, a giocarsi la qualificazione dopo un girone fallimentare, penoso sotto l'aspetto del gioco e dei risultati. Cioè, non era una finale, tu dici hai perso per la neve, no. Tu sei andato a giocarti la qualificazione col Galatasaray dopo che nelle precedenti 5 partite hai stentato Molto parecchio. stentato in quel caso lì, Cioè. per cui, però. Ma ripeto, per me Conte è un mito, perché lo preferisco ad Allegri. Quindi Ma ti stai esponendo, sì, perché lo adesso fra un po' preferisco ad Allegri, cominceranno a però, lo dirti. preferisco ad Allegri, però dico che in Europa fallì miseramente. La storia è questa.